E bella a tutti ragazzi, sono il Cilibra che sono qui oggi, tornato a portarvi un video che mi avete chiesto veramente tantissimi. Per questo che prima di iniziare direi che possiamo partire con un vostro like. Cerchiamo di arrivare, facciamo a 50 like, anche perché io potrei portarvi altri mouse e tastiere molto economiche, ma di livello molto buono, giusto per magari incrementare, perché comunque questo qua è abbastanza a livello base, però sono ottimi prodotti rispetto qualità prezzo. Quindi noi ragazzi, lasciate un bel like, un commentino se avete altre mouse, tastiere o cuffie molto economiche ma buone. Scrivetelo qua sotto nei commenti e noi ragazzi, aiutiamoci a vicenda. Allora, prima di partire però vi voglio dire che questo video è in collaborazione con la società cinese EasySMX, che mi ha gentilmente offerto queste cuffie qua che vedete qua nel video, ma soprattutto trovate il link in descrizione. Allora, però le cuffie direi di lasciare per ultimo. Direi di partire con la tastiera. Ebbene sì, in questo video vi voglio portare dei prodotti economici, ma molto molto validi sotto l'aspetto qualità prezzo. Ed è per questo che vi porto questa tastiera, purtroppo a membrana, ma per iniziare penso vada bene. Questa tastiera è della Klim, si chiama Klim Chroma. Controllo un attimo qual è il prezzo attuale su Amazon. Il prezzo attuale dovrebbe essere 24,90 euro, quindi a questo prezzo qua è una delle migliori, forse la migliore in assoluto a quel prezzo lì. Ovviamente lasciate qua sotto un commento se avete altre tastiere molto buone a quel prezzo lì. Io trovo che, allora, parto dal presupposto che esteticamente è molto molto carina, come potrete vedere. Sembra proprio da gaming, cioè nel senso, se ci sono le lucine è da gaming per forza. No, scherzando, comunque. Allora, sensazione al tatto molto buona. Non è la tipica tastiera plasticosa che fa tanto rumore. Molto buona sotto quell'aspetto lì. Allora, l'unica pecca è che stanno andando via un po' i colori a forza di sudare con le mani. Però ci sta, nel senso, è normale. Però molto lieve, eh. Nel senso, qua e là qualche colorino sta partendo via, però nulla di grande. Altra cosa molto positiva è il fatto che è impermeabile, quindi GG, se perché se state bevendo vi cade una gocciolina lì, non è che succede qualcosa. Essendo impermeabile, no problem, quindi problema risolto. A questo prezzo trovo sia una delle migliori in assoluto, anche perché all'interno di Fortnite potrete settare i tasti a vostro piacimento. Per chi volesse sapere il mio setting, andate a vedere il video che vi lascerò qua in alto a destra, in cui vi do 5 consigli per migliorare con mouse e tastiera. Passiamo adesso alla parte che secondo me è la più importante, ovvero il mouse. Mouse è un Vixing, penso si chiami così. Ok, no, Vixing. Voilà. Costa 13,49 euro. Ha, secondo me, il vantaggio più grande a quel prezzo lì è il fatto che abbia due tastini laterali, non so se li vedete, questo e questo qua, che sono molto utili all'interno delle game, perché per fightare, per costruire robe del genere, è molto utile avere due tasti laterali oltre ai tasti sopra che avete del mouse. Poi, cosa posso dirvi? Ha 5 livelli di regolabili di DPI, a 1200, 2400, 3500, 5500 e 7200. Ha un totale di 7 tasti. Questo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Questi qua sono i tastini che vi permettono di regolare i DPI. Ogni colore ha un tot di DPI. Io uso il terzo, che dovrebbe essere 3500, in teoria. Fatemelo sapere se voi avete altre opinioni. Comunque, giusto per farvi capire, è un mouse che ha 4 stelline e mezzo su 5 su Amazon, perché ovviamente a un prezzo di 14,79 euro non si può pretendere di più, perché è veramente un mouse di alta qualità in proporzionato ovviamente al prezzo, perché non è che potete aspettarvi di avere un Logitech fra le mani, perché è comunque un Vixing, una roba del genere, quindi non è che potete aspettarvi più di tanto. Però a questo prezzo è un affarone, raga, un affarone da fare assolutamente. Troverete il link in descrizione. Però passiamo alla parte che è importante, ovvero quella della sponsorizzazione della EasySMX. Cosa posso dirvi di queste cuffie qua? Allora, io cercherò di essere il più oggettivo possibile, perché non mi piace ingigantire le cose. Cosa posso dirvi? La prima sensazione che ho avuto quando l'ho messa è stata: oh no, questo audio non mi piace. E lì infatti ho detto: bah,
Vai a vedere. Infatti subito l'ho accantonate per una giornata. Poi ho detto, vabbè, mi metto lì e mi metto ad editare un video. Mi rimetto e dico, ma cazzo, ma non è così male in effetti. E sono stato lì, un'oretta e mezza a ascoltare musica, roba del genere. Ho trovato fosse un ottimo audio. All'inizio non mi piaceva perché era un audio diverso dalle altre cuffie che ho io e quindi mi sembrava strano. In realtà è molto buono, molto buono. Se devo essere sincero, sono molto comode anche perché hanno questo poggiatesta qua, che è molto comodo, hanno questi cuscinetti molto molto comodi. Regà, fidatevi del girbone. Se devo essere però sincero riguardo al microfono, non ho ottime notizie da darvi. Infatti non è un gran microfono. Ovvio che se vi serve semplicemente per parlare nei party, adesso non sto usando questo audio qua, e comunque se vi serve da utilizzare nei party è buono, perché nel senso nei party non è che dovete registrare dei video, però nel caso in cui foste youtuber e voleste creare video non vi consiglio queste qua, semplicemente perché non è un ottimo audio, però per parlare e giocare è molto molto valido. Quindi se devo dare un voto da 1 a 10 rapporto qualità-prezzo, perché il prezzo voi non lo sapete, ma mi pare si aggiri intorno ai 17 euro, che è un prezzo bassissimo, raga, per delle cuffie da gaming. Cercate su Amazon, non è che trovate tanto di meglio. È a 17,99. Di recensioni adesso vi dico quanto ha, ma penso sia molto valida, anche perché ho letto alcune recensioni prima che me le mandassero ed erano molto valide. Mi pare abbia 4 stelle su 5, quindi è molto valido. Rapporto qualità-prezzo molto bene, quindi se devo dare un voto a 1 a 10 direi che un bel 7,5, 7 all'8 ci può stare. Quindi noi ragazzi troverete tutti i link in descrizione. Ricordate di lasciare un bel like, un commentino e nulla ragazzi, ci becchiamo al prossimo video.